Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio su Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge. In questo, penso, ultimo episodio affronteremo l'episodio 16, l'ira della signora. In ogni caso vi invito subito a lasciare un bel mi piace se la serie vi sta piacendo e ad iscrivervi al canale per non perdervi appunto le prossime o a recuperare i video precedenti di questa serie se non li avete ancora visti. Detto ciò, andiamo a giocare subito l'episodio 16, sempre con Donatello a livello 9. Andiamo. L'ira della signora. Luogo Times Square. Attenzione. Questo mood da livello finale. La signora è la statua della libertà. Statue of Tyranny. Fine della libertà. Ma è una boss fight. Subito. Oddio. Ah, devo saltare qua. Vabbè, sono un pollo. Che qua spara. Vabbè, finché spara così, guarda, mi fa fare free danno. Io sono solo più contento. Non sono più contento. Ah! Ok, cosa fa ora? Questo, va bene. Vai un'altra volta. Nabo! Non sa fare nient'altro? Oddio, mi sa che sa fare qualcos'altro. Ok. Non ci arrivo a colpirla? No. Ah! Avrei potuto tirargli addosso magari? Forse sì, guarda, eh. Sì, la danneggia. Va bene. Forse ne arrivano altri? Sì. Vai, te li tiro addosso. Madonna, te li tiro addosso. Ok, via. Ah, cacchio. Non posso cadere io qui, vero? Devi venire un po' più avanti però, altrimenti è un po' difficile colpirti. Ha una tantissima vita sta cosa. Beh, anche giustamente, eh. Ok. L'altro non sto nemmeno usando i miei attacchi speciali. Ecco fatto, pia. Sì, vieni, vieni che devo danneggiare la signora qui. La vecchia signora. La Juventus? Sposti, vuoi? Dai. Ecco fatto, pia. No! Faccio sempre fregare questo attacco. Così facile da evitare, in realtà. Vieni un po' più vicina. Ma una pizzetta non me la dai ogni tanto? Ecco fatto. Prendi questi belli attacchi. Olè. Ecco fatto. Ed ora direi di andare in modalità ninja. No, non posso colpirla da qua. Pensavo di poterla colpire. No, sto sprecando la mia modalità ninja. No, non la sto sprecando. Vai, vai. Tiriamola contro. No, dai. Mi hanno ucciso gli scagnozzi. Mi hanno ucciso gli scagnozzi. Non ci posso credere. Devo tirarvi contro di lei. Vai, tiriamola giù. Bene. Statue of Tyranny. Era il cervello com'è incazzato di nuovo. Ma quindi la boss fight contro Shredder era quella dello scorso episodio? Penso di no, ci sarà un'altra boss fight. Appunto, perché mi sembrava strano, dai, un po' brutta. Più che brutta, semplice. Eccolo, cos'è Mega Shredder? Super Shredder, schiumanti di vendetta. Ah, che botta. Guarda, fammi caricare un po'. Just a minute. Ok, attenti qua le fiamme. Sì, vabbè, posso giocare anch'io, cioè non vorrei dire però. Impossibile colpirlo? Ah, devo pure terminare il livello senza usare super attacchi? Vabbè, qua però. Però la. Come si dice? Vabbè, impossibile colpire. Boh.
Guardalo. Non capisco quando, come potrei colpirlo, forse solo qui. Ah, proprio quando si stanca lui, altrimenti. Altrimenti è inutile, cioè devo solamente aspettare. Ah, guarda, devo solamente aspettare, letteralmente. Quando si stanca, allora posso colpirlo. Intanto però nel frattempo. Ahia. Ok, pia, pia, pia. Non gli ho fatto danno. Ho perso un'altra vita. Mannaggia, ed ero tra l'altro anche carico, quello è il problema. Dai, però. Che culo! Non mi ha colpito. Ok? Ora ti legno. Aia. Just a minute. Oh no! Dai, quattro di loro no, però. Che palle. Crepa. Ecco fatto. Ah, potevo danneggiarlo lì. Mannaggia. Ok, ora lo so. Ma dai. Eccolo, eccolo, eccolo. Ora ti danneggio tantissimo. Proprio a pedate ti prendo. Via. Ok. Vai, carichiamoci. Aia, che botta. Oh, ancora più incazzato. Guardalo, guardalo. Vabbè, dai, però. Vabbè, allora. Vai, super, super modalità. Con questo faccio un bordello di danni. Dai, mi mancava un colpo. Andiamolo con la special. Andiamolo con la special. Vabbè, dai, però che palle. Di cosi, st'attacco. Mo, ti distruggo. Special! Ah, non ho power. Dai! Dai, ma perché non ho power? Ora ce l'ho. Special! Non ci credo. Si è parato all'ultimo. Ora mi prende, vero? Sì. Niente, non finiamo con la special, altrimenti qui ci mettiamo anni. Eccolo, 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 vai, 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 vai. Olè. Crepa, super shredder. My Revenge is possible. L'ha detto il titolo del videogioco. Shredder's Revenge. E sei un po' una pippa, caro Shredder, eh. Un po' una pippetta. Abbiamo così completato il gioco di Ninja Turtles Shredder's Revenge. Sì, completeremo la storia. New York può riposare di nuovo tranquilla ora che alla signorina della libertà è stata restituita la gloria di un tempo. Io, Vernon Fenwick, posso confermare che Shredder è stato sconfitto dai protettori della città, i verdi guardiani del bene, i guerrieri anfibi, le rane mutanti! Com'è? Oh, andiamo! E niente. Non si prendono il credito per la meritata vittoria. Rane mutanti freebooter. Con New York al sicuro, Donatello torna a lavorare sulle sue macchine. Ok. Ah, c'è un finale diverso per ogni. Oddio, c'è un finale diverso per ogni rana? Oggi si festeggia. Amici, famiglia, pizza. Per sempre! Quindi dovremmo tipo. Forse basta solo sconfiggere l'ultimo livello. Con un personaggio diverso per vedere il finale diverso. Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge, pubblicato da Dotemu e sviluppato da Tribute Games. Ok. E nel mentre vanno i titoli di coda, è consuetudine parlare un po' del videogioco, di come mi è sembrato. Allora, è letteralmente Streets of Rage 4, semplificato e con una skin diversa, cioè al posto dei personaggi di Streets of Rage 4 ci sono le tartarughe ninja con le loro mosse. Quindi sembra quasi una mod più che un videogioco vero e proprio. È molto corto, cioè immagino che in un paio d'ore si finisca del tutto e poi rimanga più che altro da rigiocarselo per vedere i finali differenti, per raccogliere i collezionabili in caso si fossero mancati. Quindi è anche effettivamente molto corto. Dal punto di vista artistico è carino, è una pixel art abbastanza buona, niente di sbalorditivo per quanto mi riguarda. Bah, è un gioco
da 6 e mezzo. Magari è anche più divertente giocare in co-op, però la difficoltà alla fine è quella, quindi l'ho giocato a difficoltà normale, magari aumentando la difficoltà difficile si ha un senso di sfida maggiore. Però insomma, ecco, io ad un gioco del genere che è più che altro un'operazione nostalgia, e non essendo io appassionato di Tartaruga Ninja, non ha fatto effetto su di me da quel punto di vista, gli darei proprio un 6,5, ecco, cioè non lo reputo insufficiente assolutamente, è un gioco carino, ma è un gioco appunto da 6,5, non è un gioco che dici, ma sai, rigiochiamocelo perché c'è una storia incredibile, c'è un combat system fantastico, ha un character design molto bello, ha delle chicche incredibili. No, cioè è un gioco un po' così, è un gioco abbastanza minore. Quindi non è fatto male, per carità, però si nota che ha pochissime ambizioni. Anche le boss fight sono letteralmente prese da Streets of Rage 4 e ributtate qui, togliendole alcune mosse, cioè è un po' così. Poi anche le combo delle varie tartarughe ninja sono tutte uguali, da quello che mi è sembrato di capire. Non ci sono combo diverse, cambia la loro potenza, la loro velocità e il loro raggio, ma le combo sono identiche. Cioè XXXXX, tutti fanno l'attacco in salto, tutti fanno il montante, tutti fanno la special che è alla fine una giravolta su se stessi, oppure le varianti, però le varianti sono abbastanza inutili per quanto mi riguarda. Beh, sì, diciamo che confermo il 6,5. È un gioco che si capisce che non ha particolari ambizioni, vuole essere più che altro una operazione nostalgia. E riesce a farlo a quanto pare, anche vedendo appunto sul web il parere di alcuni appassionati che sono rimasti contenti di aver giocato a questa avventura, a questa nuova avventura delle Tartarughe Ninja, delle Teenage Mutant Ninja Turtles, come sono in originale. Bene, detto ciò, lasciamo finire i titoli di coda. I ringraziamenti speciali, eccoli qui. Io, appunto, ribadisco il mio voto. È un 6,5, anche perché è un gioco molto corto, sono letteralmente 16 livelli che durano circa 7 minuti ciascuno, 7-8 minuti ciascuno, quindi fate un po' voi i conti. Sono carine le musiche sono carine, ma anche qui niente di particolarmente incredibile. E niente, sto pensando al prossimo videogioco da fare, voi intanto lasciate un mi piace al video iscrivetevi al canale se vi è piaciuta la serie. E volete vederne altre? Recuperatele nel caso abbiate visto solo quest'ultimo episodio, così almeno potete anche capire i miei giudizi, perché magari vedendo solo quest'ultimo episodio potete dire: ma forse stai sparando un po' di cavolate. Beh, andate a vedere gli altri episodi, noterete voi la lunghezza dei livelli, la difficoltà, le sfide che sono. Alcune sono un po' artificiali, tipo non farti colpire per tutto il livello. Insomma, non è proprio il massimo come sfida. Mentre altre sono carine, insomma, uccidi i nemici con questa mossa, uccidili con le trappole, non farti colpire a tua volta dai danni ambientali, quelle sono carine. I collezionabili sono difficilissimi da mancare, ne ho mancato solo uno, probabilmente in quel livello in cui la visuale si è spostata troppo in fretta prima che potessi distruggere tutti i distruttibili nella schermata. E infatti lì ho mancato solo un collezionabile. Per il resto li ho trovati tutti al primo colpo, quindi anche lì la rigiocabilità è letteralmente nulla, perché o sei proprio ciecato e non li vedi, oppure i collezionabili, un giocatore leggerissimamente, non dico esperto, ma perlomeno che ha un occhio per queste cose, li trova tutti subito, quindi anche lì la rigiocabilità è al minimo. L'unico motivo per rigiocarlo sarebbe vedere i differenti finali del gioco, perché so che ci sono differenti finali dall'obiettivo che c'è, però insomma ho il dubbio che i differenti finali siano solamente la schermata che riguarda il tuo personaggio alla fine del filmato finale, che non è nemmeno un filmato, alla fine dello slideshow finale, in cui ti fa vedere cosa fa la tua tartaruga o il tuo personaggio dopo aver finito questa avventura, quindi sai che grandissimi finali alternativi, cioè boh. Insomma, non sono dei veri e propri finali alternativi, sono spiegazioni, una finestra di spiegazione che ti dice cosa farà la tua tartaruga o il tuo personaggio in caso in cui avete preso April oppure il Maestro Splinter dopo l'avventura. Quindi
Vabbè, anche questo è un po' buttato lì, insomma. Detto ciò, i titoli di coda sono lunghissimi. Sto cercando di riempire questo spazio con tutte le cose che mi vengono in mente di questo gioco. Anche i dialoghi sono abbastanza morsi, abbastanza semplici. Non... Davvero, non riesco ad andare oltre 6,5 perché come operazione nostalgia a quanto pare funziona. Mi devo fidare dai pareri di chi effettivamente è appassionato delle tartarughe ninja. Io non lo sono, non mi ci sono mai approcciato più di tanto a questo gioco, a questo franchise. Però appunto a chi è appassionato è rimasto contento, insomma, è piaciuta questa operazione nostalgia. Quindi per me l'unico pregio di questo gioco è quello, per il resto è letteralmente Streets of Rage 4 semplificato con la skin cambiata, di una sorta di mod di Streets of Rage 4. Fine, cioè non c'è nemmeno una storia, non c'è niente. Ok, hai sbloccato Casey Jones, nuovo personaggio. Ottimo, magari farò un altro paio di video sulla modalità arcade, o per vedere un po' anche di cosa si tratta quello, ma per questo video è tutto. Io ti ricordo di mettere un mi piace se il video ti è piaciuto, di commentare, facendomi sapere il tuo parere su Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge, specialmente se sei un appassionato, e di iscriverti al canale per non perderti i prossimi caricamenti. Da Glacial Spear è tutto, al prossimo video!